Buonasera a tutte le amiche e gli amici di ITER Festival, il Festival della Letteratura organizzato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Io sono Martina Garancini della libreria Lo Sciame Libri di Arcore e insieme alla mia collega Claudia Frauto seguo la direzione artistica di questo festival. Cosa vuol dire? Ho letto tantissimi libri, ma soprattutto posso incontrare degli autori sicuramente interessanti. L'ospite di questa sera, che saluto, è Alessandro Boraccorsi. Buonasera. Ciao Alessandro. ciao, grazie. Allora, partirei col presentarti, perché non tutti gli amici e le amiche che ci seguono sanno chi sei, e quindi do un po' di informazioni tue biografiche. Allora, Alessandro Boraccorsi, classe 1971, vive a Ravenna. Inizia il suo percorso professionale nel 2003 come graphic designer e illustratore indipendente. Dal 2013 inizia a realizzare graphic recording digitali dal vivo per eventi e conferenze. Dal 2017 gira l'Italia con il progetto Disegno Brutto. Da quasi 20 anni si occupa di scrittura anche, quindi su blog, riviste online. E Alessandro, ti sei definito un giardiniere dell'immaginario. Allora, dopo questa presentazione, l'unica domanda che viene da fare è esattamente che lavoro fai? Perché è pieno di parole anche straniere, è un percorso non consueto, quindi iniziamo dall'inizio. Non ti bastava essere un illustratore? No, perché all'inizio non lo ero. La prima strada che ho seguito è quella di fare, mi piaceva lavorare con le immagini, costruirle, quindi diciamo nel momento in cui ho iniziato uno dei percorsi più semplici, diciamo più immediati, era quello di fare grafica. E tutto il resto è venuto un po' da sé, un po' per voglia di sperimentare, un po' per caso, nel senso che ti trovi a fare delle cose, ti butti, insomma, no? Ed è tutto andato un po' così. Ci sono state delle coincidenze fortunate, diciamo, una serie di coincidenze anche che hanno portato a certi risultati. E cosa faccio? Tra l'altro la definizione con la giardiniera dell'immaginario è un po' vecchia, una cosa che ho usato anni fa, ma poi l'avevo deposta perché mi piaceva molto, ma poi avevo ricevuto due o tre richieste di appunto per mettere a posto dei giardini, per cui non mi sembrava. Cosa faccio? Lavoro con le immagini, quindi le costruisco, e da poco, grazie poi al progetto Disegno Brutto, ho capito che in realtà quello che ho sempre fatto è stato sempre disegnare. Per cui l'ho sempre camuffato, nascosto sotto vari lavori. Anche l'illustrazione è un modo, è un po' come mettere il vestito e la carne a uno scheletro. Allora, lo scheletro, insomma, ti fa impressione portarlo in giro, invece se lo vesti e se lo ricopri di carne, insomma, funziona. E mi sono accorto che non era solo il disegno, non era un fatto artistico, almeno non lo consideravo così, ma lo consideravo proprio un compagno di pensiero, di approfondimento, che andava sempre di pari passo poi con la scrittura. Quindi, ecco, non so ancora come definirmi, però di sicuro sono uno che disegna e uno che scrive e che cerca di applicare, diciamo, il disegno in molti campi, anche dove posso, ecco. Che cosa vuol dire essere un facilitatore grafico? Perché penso che non sia neanche un mestiere che si insegna. Cioè, No, è un mestiere un po' crea. Strano. Viene dall'America. I facilitatori sono persone che facilitano dei processi. Quindi quando c'è un processo di cambiamento, di innovazione, un processo partecipato. E gli americani, tanti anni fa, insomma, alcuni consulenti così ebbero l'idea abbastanza geniale, un po' anche sull'onda delle mappe mentali negli anni 70, di iniziare a applicare delle pratiche di disegno semplicissimo con i pennarelli durante le riunioni. E da lì è nato poi il lavoro, che in Italia è ancora poco frequentato, diciamo, adesso sempre di più. Ed è un lavoro molto strano perché mette insieme
la capacità di ascolto, comprensione, essere dal vivo e quindi essere una sorta di performance in qualche modo guidare il processo, quindi se ti vedono tutti, e devi essere anche in qualche modo molto intelligente perché devi essere efficace, cioè non, se è solo decorativo, ornamentale, non funziona proprio perché devi essere dentro un processo che a volte è anche complesso. Quindi sì, è un lavoro di quei lavori strani che sono difficili da spiegare. Ma quindi praticamente ti capita di essere chiamato, vabbè, lasciamo perdere il momento attuale con la sospensione di tutte le attività dal vivo, tutti gli incontri, vabbè, tu puoi fare la tua attività da remoto, quindi non essere lì presente in carne ed ossa, ma poter contribuire nella presentazione. Diciamo, in generale vieni chiamato in grossi eventi, in grosse situazioni, c'è un moderatore, qualcuno che parla, magari non so, penso argomenti scientifici piuttosto che... e tu devi dal vivo disegnare in diretta con l'agitazione anche magari di argomenti di cui tu non sai, e perché chi ascolta può essere aiutato dal fatto di vedere qualcosa? Allora, guarda, ti faccio vedere, così diamo un'idea di quello, anche della complessità del lavoro. Sì, c'è una complessità dovuta, come dicevi tu, al fatto di essere dal vivo, quindi con tutti i problemi della diretta, diciamo, che è una cosa da non sottovalutare. Infatti sono lavori che non tutti riescono a fare proprio perché hanno queste caratteristiche, diciamo, di difficoltà. Le persone, diciamo, vedendo lo svolgersi del disegno, adesso te lo condivido appena riesco, vedendo lo svolgersi del disegno, cosa fanno? Che memorizzano meglio, cioè si memorizza meglio, tant'è che io capisco cose di cui non ho una conoscenza superficiale, perché comunque vengo chiamato, appunto, come dicevi tu, a fare cose di cui conosco poco. Ecco, questo è un esempio. Questo è un meeting interno di Toyota, e questa sorta di mappa viene sviluppata nel giro di un'ora, due. Ok, quindi tu parti da un punto, c'è un inizio. C'è sempre un inizio. Sì, che non so mai qual è, però, esattamente. Cioè, non necessariamente un centro, ecco. E da lì, mentre le persone parlano, gli invitati o i relatori, tu crei sviluppi. Quindi diciamo che questa è quasi una mappa mentale di quello che viene. Sì, più che una mappa mentale, che la mappa mentale va per associazione tutta, una mappa concettuale, o addirittura, se volessimo proprio essere un po' più precisi, forse una sorta di mappa semantica. Cioè è un po' come se tu fossi dentro a un campo di significati che vengono... così diffusi all'interno della riunione, e li trasformi e fai una sintesi, diciamo, di quello, una sintesi intesa proprio come combinazione di elementi, tant'è che trasformi alcune cose in immagini, altre cose ne tieni, diciamo, le parole chiave, quindi i concetti, e soprattutto evidenzi i collegamenti, ecco perché diventa una mappa, cioè che ci sono relazioni tra tutti questi concetti. Ovviamente vista dall'esterno è una cosa che non incomprensibile, un caos. Però chi ha partecipato al processo ci ritrova quello che è stato detto. Ed è importante perché riesci a ricordarti le cose che sono state dette, perché ci sono proprio degli studi scientifici sulla validità del disegno come mezzo di miglioramento della comprensione e della memorizzazione. Cioè se tu disegni un concetto mentre lo ascolti, lo capisci meglio e te lo ricorderai meglio, proprio vai incontro a come funziona la nostra mente. Questa qui che stai mostrando adesso era la mappa per che incontro? Perché questo in particolare era un incontro di filosofia, un filosofo del lavoro, quindi parla di concetti filosofici e spirituali applicati al mondo del lavoro e delle risorse umane, quindi era anche mi capitano, appunto come dicevi tu, siccome è difficile che una convention di macellai ti chiami a fare questa cosa in genere, anche perché ci vuole
un certo budget, insomma, una capacità di spesa per l'evento. Per cui vieni chiamato in genere in cose abbastanza complesse e di argomenti più disparati, dalla robotica, appunto, alla filosofia del lavoro, e tu ne conosci solo le tracce, quindi ti devi lasciare andare un po' al flusso. E la cosa importante è che devi capire soprattutto le strutture e i singoli concetti, però non è che devi avere conoscenza, anzi più ne sai, alle volte peggio è. E come si entra in contatto con le aziende? Perché penso che poi questa è la cosa strana, nel senso che essendo un lavoro un po' particolare, non so, è il passaparola, immagino, che funziona, perché... Sì, qui lavori... È un lavoro creativo all'interno di una dimensione che non è creativa. In realtà, allora, questo è un mito da sfatare, nel senso che sono molto più creative alcuni reparti, aziende, organizzazioni, che non le case editrici o chissà cosa, perché si parla di innovazione, di ricerca, quindi c'è proprio una creatività applicata che è notevole, e anche una voglia di sperimentare che è molto più grande. Ma entri in contatto semplicemente, adesso basta lavorare sulla propria presenza online, quindi LinkedIn, sito, e poi dopo un po' si crea il passaparola. Faccio questo lavoro sempre in modo casuale, insomma, mi sono ritrovato a farlo da 8 anni, e pian piano, anche perché non siamo tantissimi a farlo ad un certo livello, per cui pian piano si crea un po' di... diciamo anche di passaparola, perché vai negli eventi e tutto, quindi negli eventi ti vedono varie persone, e il fatto che vedano, diciamo che la cosa interessante è che se ti vedono ti chiamano, se lo devi spiegare tu non ti prenderanno mai, perché è un lavoro complicatissimo. Tra l'altro, quello che non si capisce è che le persone apprezzano del lavoro, non è tanto il risultato finale, perché il risultato finale, come si diceva appunto, può essere considerato anche un caos incredibile, ma è il fatto che assistono al formarsi dell'immagine. Quello proprio mi ha fatto cambiare opinione anche riguardo, che ne so, al disegno, all'illustrazione, ed è uno dei motivi, anche se sembra non entrarci niente, per cui ho iniziato a fare anche il disegno brutto. Adesso guarda, ti faccio vedere, ho recuperato un video di accelerato, ovviamente, di quello che succede, così dunque eccolo qua, faccio vedere, ecco quello, ovviamente è accelerato, questa è una cosa online, tra l'altro di intelligenza artificiale, ed è quello che succede, cioè l'immagine si forma piano piano. Io non so esattamente quello che sto facendo mi lascio andare molto, e quindi è assolutamente senza progetto. Lavorando in digitale riesco poi a ricomporre l'immagine magari in modo diverso, a spostare elementi e tutto, però ecco, questo è quello che vedono le persone, e questa cosa che nemmeno loro sanno cosa io sto facendo è potente, insomma, perché vedono proprio il processo creativo in atto, no? Ma non capita che chi sta parlando si distrae e si mette a guardare te? Lì va stabilito in base all'evento, per esperienza poi si sa questa cosa, per cui in base all'evento dici di, nei casi online ad esempio, le volte vieni messo in piccolo e poi chi vuole può far vedere, oppure compari solo in certi momenti dell'evento. Io guarderei solo te. Cioè, infatti viene usato molto come engagement, per coinvolgere di più il pubblico, che ne so, durante eventi, conferenze che possono diventare noiose, e quindi viene magari proiettato su degli schermi enormi. E in effetti succede questo, insomma, quindi bisogna stare sempre attenti con sempre pronto. Sì. Ma invece prima parlavi del flusso, cioè mm-hmm. di disegnare, di scrivere, di creare, perché comunque stai creando in quel momento, sull'onda di un flusso. E penso che un po' questo flusso sia anche quello che ti abbia portato da un lavoro così particolare al disegno brutto, cioè non è nato come libro. Allora, facciamolo vedere il libro che non abbiamo ancora mostrato. Eccolo qua. È uscito nel 2019. Sì. Nel 2020 è arrivato suo fratello.
Però prima di arrivare al libro c'è stato proprio un periodo in cui tu hai sperimentato, hai creato, si è creata una community, si è creato un interesse verso qualcosa che anche tu non sapevi quasi definire ed è arrivata la definizione disegno brutto. Ci spieghi come è nato, come era all'inizio, cosa vuol dire per te e come è avvenuto anche un po' questo cambio di prospettiva proprio sul senso del disegno? Lì c'è stato un percorso, non so, di evoluzione, comunque di crescita, comunque di consapevolezza personale, per cui fino a che, fino a che fai grafica, sei comunque al servizio del cliente, addirittura c'è alcuni designer dicono che teorizzano la sparizione dell'autore, no, del grafico, la cosa mi interessa molto, è un po' come Calvino che dava le biografie parziali o addirittura inventate, no? Perché era un altro che pensava all'evaporazione dell'autore, quindi quella cosa lì è molto interessante perché ti toglie l'ego, insomma. Quando entri invece nel mondo dell'illustrazione è un problema da quel punto di vista perché conta molto il tuo stile, la tua voce, devi affermarti e per fare tra l'altro delle cose molto effimere me ne rendevo conto, cioè per quanto tu faccia un'illustrazione potente dura poco, sia nella memoria che proprio come... E questa cosa qui è, da una parte mi metteva in crisi perché significava anche una competizione grande rispetto agli altri, quando ho iniziato a fare il graphic recording, mi ritrovavo invece nelle situazioni in cui vieni applaudito disegnando male, cioè dice, ma come sto facendo? Cioè, che ne so, ho fatto un'illustrazione questa settimana, sono stato appunto una settimana a fare un'illustrazione, non sono per niente contento, il cliente non è contento, qua vengo in un'ora, disegno malissimo e vengo applaudito, capito, e pagato di più. E da lì mi sono iniziato a chiedere quale fosse il senso di tutto questo. No? E il senso è che, allora, uno è che vedi è una sorta di risonanza magnetica, non so, di tac del processo creativo, no? Per cui, e questo è sempre la cosa che interessa di più alle persone, cioè come accadono le cose. E dall'altro mi sono reso conto che il senso era riuscire a comunicare, comunicare e dare dei punti di vista altri, insomma, che potevi dire molto, con poco, comunque anche disegnando male. Mi sono rinnamorato quindi di, ad esempio, di illustratori che avevo amato all'inizio della mia carriera, insomma, del mio affacciarmi al mondo dell'illustrazione, tipo Scarabottolo, per gli italiani, insomma, Scarabottolo, poi ce ne sono molti altri, anche a livello internazionale, che poi a un certo punto, soprattutto in un percorso di crescita, cosa succede? Che tendi a, soprattutto un lavoro come quello dell'illustrazione, a volerti perfezionare sempre di più, a voler disegnare meglio, stare dietro alle tecniche, tutto, quindi a fare delle immagini ricche, complesse, e a un certo punto ti perdi, secondo me, cioè non tutti riescono, io mi ero perso assolutamente, ho perso me stesso proprio. E invece ritornando all'essenzialità di qualcosa che comunque mi era piaciuto, perché 20 anni fa era stato una sorta di flirt, cioè di innamoramento forte per le immagini tipo quelle di Scarabottolo. E torni lì e dici, ma guarda, questo riesce a fare filosofia alla fine con degli scarabocchi. E alla fine poi la voglia di divulgare, comunque di rimettere in giro le cose che ce l'ho da sempre, perché sono un autodidatta e quindi mi immagino... cerco di parlare sempre al mio ragazzino che non trova le informazioni, insomma, quindi io mi metto sempre in questa situazione, quindi faccio divulgazione per quello soprattutto. Mi sono ritrovato che avevo questo senso del disegno nuovo, e sempre per caso mi è stato chiesto di progettare un corso, io ho detto, ma avevo parlato con un amico mesi prima al telefono e ho detto, ma se dovessi fare un, mi aveva chiesto un corso di disegno, volevo fare dei corsi di sketchnoting e poi così scherzando gli avevo detto, ma se cosa vuoi che possa insegnare io a disegnare, al massimo potrei fare dei corsi di disegno brutto. Sono toscano di origine, parlavo con un amico toscano per cui gli ho detto così e ho trovato perché mi era appuntata questa cosa di disegno brutto su un taccuino come faccio ogni tanto quando mi sembra che l'idea sia buona e dopo quasi un anno poi ho detto, ma
recupero quell'idea e proprio per parlare di flusso, una volta che l'ho recuperato, ho aperto il rubinetto, ho cercato di costruire questo corso, mi ci andava a finire tutto quello che leggevo, quindi mi sono reso conto che era un po' il progetto, diciamo, della vita, nel senso, almeno di adesso, perché convergeva tutto lì in quel progetto, e quindi mi sono affidato, diciamo, al disegno brutto, e mi sono messo a seguirlo. Quindi praticamente sono partiti quasi prima dei corsi del Sono libro. Partiti, scusami, sì, la domanda era quella anche, sì, sono partiti dei corsi, all'inizio 2017 ho fatto dei corsi, e sempre grazie alla presenza online, quindi in quel caso grazie a Facebook. Dovevo fare qui a Ravenna in un piccolo museo, e ho chiesto a un paio di amici, insomma, di aiutarmi a condividere per fare 10 iscritti. Ho detto, ce la faremo, tanto che va che ci venga un corso di disegno brutto. E invece nel giro di un giorno io sono abbastanza seguito, per carità, però non così tanto, e nel giro di pochi giorni il mio posto ha avuto 400 condivisioni, e quindi mi sono in qualche modo allarmato. Ho comprato subito il dominio disegnobrutto.it e mi sono messo in moto, ho fatto velocemente un sito, e da lì è stato a arrivare un sacco di richieste, cose. A chi partecipa a questi corsi? Cioè, allora, vi mostriamo, giusto per farvi capire, la via del disegno brutto. Allora, come potete notare, la copertina è abbastanza significativa. Questo un po' per dare un senso a chi ci ascolta, a chi ci sta seguendo, di che cosa stiamo parlando. Quindi, quale tipo di persona può sentire il bisogno, la necessità, la curiosità di partecipare a un corso di disegno brutto, che poi non è un giudizio brutto, non vuol dire cattivo, fatto male, vuol dire scarabocco, vuol dire spontaneo, vuol dire come sei capace, vuol dire sospendere un po' il giudizio, questo. Sì. Lì è sempre nato da una domanda, ma che corsi ho fatto, workshop? Nessuno, cioè ho fatto solo uno con un grande illustratore americano e basta. E poi mi sono detto, ma perché non ci vado? Perché non voglio essere in imbarazzo e tutto. E poi mi sono reso conto che i corsi che avevo frequentato erano tutti con altri illustratori e disegnatori, e mi sono chiesto, ma ci sono dei corsi per chi non disegna? E mi sono reso conto che c'erano, perché questa storia qua del... dici di non saper disegnare, no? Ti insegno io, cioè, lo trovate anche nei corsi, quelli di quartiere, c'è un po' dovunque questa idea del voler insegnare a disegnare, però c'è sempre un approccio accademico alla fine, cioè ti arriva uno che poi nella peggiore delle ipotesi, tra l'altro, riversa su di te le sue frustrazioni, quindi ti massacra, e la maggior parte delle persone non disegna, e quindi ho detto, ma c'è tutta questa gente che non disegna, e faccio un corso per loro. Sono rotto di fare corsi per quelli che sanno già disegnare, tutto, ma chi se ne frega. Voglio divulgare proprio. E quindi sono iniziate ad arrivare le persone le più varie. Considera che adesso tra corsi online e corsi in presenza ne ho fatti 130, più ci devi mettere tutti gli incontri, webinar, le presentazioni, e solo ai corsi sono venute più di 2000 persone. E poi tra i libri e tutto, insomma, diciamo, la comunità al passaparola inizia a essere abbastanza ampio, e vengono un sacco di persone curiose, ma donne, per lo più donne, e maschi poco, ma tipo il 10% sono maschi. Hai una spiegazione su questa scarsa? Sono più curiose, si lasciano andare e non si fanno spaventare dal titolo, capiscono. La cosa bella è che cioè le persone quando arrivano nei corsi sanno già di cosa si tratta. Io addirittura all'inizio non sapevo, avevo inventato il titolo come faccio spesso. Vengono i titoli, ma poi non so cosa metterci dentro. Non so, mi scriveva cosa dice, ma io non sono ancora fatto il corso. Perché questa cosa del disegno brutto è un termine tanto usato dai ragazzini, quando, soprattutto anche quelli che fanno fumetto, così il disegno brutto è il disegno... una sorta di disegno grezzo, no? il bozzetto, lo sketch venuto male. E poi mi sono accorto che essendo toscano, in realtà la parola brutto la usavamo spesso da ragazzini, da bambini, ci sono un sacco di situazioni familiari in cui questa parola viene usata in modo sarcastico, addirittura affettuoso, insomma c'è tutto, e quindi diventa una parola abbastanza scherzosa.
e mettendoci insieme a quel disegno che è nato appunto da uno scarabocchio, tra l'altro, ho cercato lo scarabocchio giusto a cui poter mettere due occhi e una bocca. Cos'è successo? Che le persone hanno capito che appunto veniva sospeso il giudizio, che era quello che volevo. Cioè, venite perché tanto qui non c'è bisogno di saper disegnare bene, un corso di disegno è brutto. E quindi sono state arrivare persone che non sapevano disegnare. Ed è stato interessante, insomma, quello che è successo. Poi perché... Hai citato un paio di volte Scarabottolo, uh-huh. Che vabbè, uno... un artista italiano, a me piace molto, sinceramente capisco di non capirlo totalmente, però lo apprezzo, e a lui hai affidato, o lui si è proposto, non so, in questa vostra amicizia, la prefazione del libro. Voglio leggere qualche riga e chiederti un commento. Con la rivoluzione digitale, comunicare per immagini, anche in movimento, è sempre più facile. Mandiamo tutti via smartphone foto o filmati a un numero di persone che non riusciamo nemmeno a controllare. Diventa sempre più importante imparare a organizzare la conoscenza e la comunicazione, la costruzione di idee e di progetti attraverso le immagini, come siamo abituati a fare attraverso la scrittura. E diciamo che tu appunto hai detto, la tua idea di partenza era comunicare, arrivare alle persone che non sanno disegnare e che magari hanno il desiderio di provare, non vogliono essere giudicate, non si sentono all'altezza di fare un corso per professionisti e vogliono divertirsi. Però quello che Scarabottolo dice è che c'è anche un bisogno di un'educazione visiva, cioè non è solo saper disegnare, ma è anche saper guardare. Sì, sì, questo è importantissimo perché siamo in quella che abbiamo chiamato la società delle immagini e non sappiamo leggere, né costruire, né interpretare le immagini. C'è questo pieno continuo, insomma, che dal punto di vista estetico e semiotico, che abbiamo studiato da anni, insomma, che in Italia abbiamo un sacco di studiosi su questo, ed è proprio un problema perché non riusciamo a leggere le immagini. Però le immagini, cioè non riusciamo a leggere in modo cosciente, ma in modo, diciamo, subconscio, comunque le interpretiamo, le leggiamo e quindi entrano in noi. E questo è un problema perché significa che siamo senza difese. Disegnare, imparare a disegnare, ad esempio, è un buon modo per capire le strutture, i meccanismi, come si costruiscono le immagini, e quindi capirle meglio, una sorta di educazione alla cultura visiva. E dall'altro lato è dire, guardate, il disegno non è un fatto artistico, chi se ne frega di disegnare come Leonardo, che uno può, non è che magari non raggiunge i suoi risultati di potenza, però se ti alleni riesci a far tutto, più o meno. Ma l'idea è di dire, guarda che il disegno, ma sì, si può, il disegno ti porta, cioè serve per altre cose, serve per ragionare, è un discorso filosofico, di crescita, di poi approfondire alcune cose. E Scarabottolo entra in questo perché, un po' perché ho sempre pensato che facesse filosofia attraverso il disegno, e poi se ci parli ti dice no, che lui... sminuisce molto il suo valore come interprete di questo tipo di ragionamento. È nella prefazione perché siamo molto in sintonia, siamo anche amici, ma amici proprio perché siamo in sintonia su tante cose. E poi perché l'unico illustratore che è venuto al mio corso, cioè una volta che ero a Milano all'inizio mi ha detto, quando fai sta cosa? Mi chiami che io vengo di nascosto a vederlo. E quindi era stata molto buffa la situazione perché era sotto dove proiettavo le slide, a un certo punto ho proiettato appunto un suo disegno dicendo che era di Scarabottolo e lui era in incognito sotto la slide che presentava il suo disegno. Quindi mi è venuto normale chiedergli una prefazione perché appunto gli era piaciuto, gli piaceva il progetto e tutto, ed era in qualche modo interprete di quello che dicevo, quindi è stato, non ne ho trovati altri tra l'altro in Italia che non solo che fossero interessati ma che avessero quel tipo di approccio. Quindi allora diciamo che poi a un certo punto arriva il contatto con l'editore. Uh-huh. Non sei andato tu a cercarli? No, ma praticamente sì. Loro sono venuti da te. È successo anche
il primo incontro che abbiamo fatto in questo festival con Enrico Galiano, anche lui raccontava di come avesse cercato per anni di pubblicare, poi a un certo punto ha detto: guarda, basta, sai che c'è? Ho stampato migliaia di pagine, non ho avuto mai una risposta, e ha smesso di cercare i contatti, e quando lui ha smesso, ha iniziato a dedicarsi al suo mondo, alla sua scrittura, ai suoi social, ha iniziato a divertirsi con quello che lui fa, è un insegnante, è arrivata la casa editrice a dire: scusi, ma ci piace quello che lei condivide, ma le va di scrivere un libro? E quindi è una cosa che un po' è successa anche a te, una cosa che non cercavi, quindi sempre in questo flusso nel quale ti trovi, e probabilmente fare nella vita qualcosa che piace veramente o qualcosa in cui credi, prima o poi attira queste energie, sì, positive. Ed è arrivato il libro. Allora, sì, il libro è, faccio giusto per far capire, sì, è un libro anche da completare, da scrivere, sì, c'è questo colore rosso che domina, che compare ogni tanto, e subito nelle prime pagine, non so se tu l'hai da condividere, se no la mostro io, sì, ci sono le 10 leggi del disegno brutto, cioè siamo come nel Fight Club. Sì, non ci avevo pensato al Fight Club. Non ci avevi pensato? No. Avevo pensato che, dai, le leggi ci vogliono, no? Quando fai, ci vuole qualcosa per renderlo un po' più. E allora ho pensato che 10 in genere diciamo, funziona. Se no devo fare il paragone con i 10 comandamenti. Cioè, esatto, io ho fatto più quello, ho sparato più. Avevo detto, beh, dai, 10 funzionano. E sono queste, tra l'altro eccole qua, faccio vedere. Sì, poi no, arrivate, abbiamo fatte 7, ho detto, vabbè, devono essere 10, se no pensano che me ne sia dimenticate 3. E quindi mi sono messo a... Alcune sono, insomma, secondo delle conoscenze che uno ha, ci trova delle tracce di insegnamenti o di cose di altri ambiti. E secondo me ovviamente la più importante è la prima, che è come viene, viene. Quindi tutto quello che viene va bene, non ci si sta a pensare, perché come dicevi tu l'importante è il fare, e quindi il fare proprio con l'F maiuscola, cioè bisogna ritornare a fare, no? E il fare poi porta dietro un sacco di cose, un po' come ad esempio la pubblicazione del libro. Io Tre di Mezzo l'ho sempre stimato tantissimo come editore, tanto che mi è venuto in mente che 2 anni prima alla Fiera del Libro di Bologna era l'unico editore italiano con cui ho provato ad avere un appuntamento per proporre dei libri illustrati, no? E poi l'appuntamento era saltato, io non mi ricordo più, non c'era andato, non so, e non era un momento, diciamo. E poi quando sono arrivati, infatti, ho detto, beh, che bello che è arrivato proprio l'editore che secondo me è giusto per questo progetto. E così è stato per tutto il disegno brutto. Cioè io ho deciso proprio, mentre prima con il lavoro di illustratore ti proponi, vai, fai un sacco, sei sempre in debito in qualche modo con chi ti dà il lavoro e tutto, se te lo dà. E in questo caso invece ho detto, no, inizia a fare. E l'idea del libro c'è sempre stata, anzi poi Terre di Mezzo l'ha trasformato in un workbook, io lo volevo far diventare un saggio, cioè volevo scrivere, poi allora mi ha detto, ma è disegno, scusa, io non volevo metterci disegni, invece lui mi ha detto, no, ha detto ce le metterà la gente, ha detto no, ma se no non è attraente. Hanno avuto ragione su questo, perché il libro sono già da 2 anni, sta andando bene, quindi hanno avuto assolutamente ragione. Però insomma non ho forzato la situazione, quindi arrivati anche i corsi, io sono stato attento solo a mettere dei limiti, a imporre proprio in modo da non andare a finire in situazioni imbarazzanti, qualcuna me ne è capitata ovviamente, però le cose sono arrivate da sé, tu fai, diffondi tutto e poi le cose arrivano. Ad esempio adesso dopo qualche anno, un'altra cosa che mi interessa è che ogni mese adesso esce un articolo, diciamo, sul disegno con questo tipo di approccio, che scrivo per la rivista Doppio Zero, no? Per la rivista online, che è una cosa che ho sempre seguito, da cui ho attinto tra l'altro un sacco di informazioni e di cose proprio per i miei progetti, e quindi scriverci per me è una cosa bellissima. Lì ad esempio devo scrivere, quindi devo disegnare, ed è venuto da sé, cioè non ho forzato, a un certo punto la cosa è successa. E così come per altri, ad esempio quando ho portato il disegno brutto
che ne so, a Palazzo Grassi, è arrivato per caso, cioè non pensavo ad andare a Palazzo Grassi a Venezia per due volte addirittura, mi ha chiamato a fare dei corsi di disegno brutto, assolutamente, però adesso che ci sono stato insomma, sono molto contento, e così via, insomma di cose del genere ne sono successe, sono successe tante, insomma, e questo mi ha insegnato che le cose non solo le devi fare senza pensarci troppo, quindi agisci prima di pensare che la seconda legge del disegno brutto o che del disegno conta solo il processo, e questo significa che devi pensare solo a ciò che stai facendo e non ai risultati, agli obiettivi. Ma l'altra cosa è che ho fatto, e lì c'è stato il salto, ritorno poi alla domanda che mi hai fatto prima sull'illustrazione, cioè alla fine l'illustrazione non la fa per sé, cioè la fai per... in qualche modo è un prodotto della tua individualità, no? Cioè è una cosa che fai se l'autore si vede, tu vieni ringraziato, contraccambiato, magari anche un pubblico. In questo caso invece fai una cosa, lo scatto è stato fare qualcosa per gli altri, cioè, cerchiamo di essere utili non solo a me stesso ma agli altri, anzi. E tant'è che io nei corsi non disegno. Adesso online mi tocca fare più dimostrazioni, però l'idea era proprio che non disegno, disegnano gli altri, no? Non disegno più. Per me questo è stato, può essere una cosa insomma un po' banale, ma per me che ho sempre disegnato è stata una cosa, cioè andavo in pubblico senza disegnare, e dovevo disegnare gli altri, quindi quello secondo me è uno dei passi, cioè inizia ad andare verso gli altri e gli altri poi contraccambiano, ecco. Ma a questi corsi, adesso ritorniamo o guarda sì. allo schermo... Se ti vedo sì. bene, ma anche bambini partecipano ai tuoi corsi? Questa è una grande... Allora, intanto le ho fatte qualcuno e le ho chiamate corsi di disegno bruttino, perché così sono i bambini, se il disegno brutto non gli piaceva. Ma in realtà non li voglio fare perché penso che il mondo dell'infanzia abbia un sacco di formatori, educatori, artisti che fanno laboratori meravigliosi. Migliori del mio. E il mio poi c'è molta teoria, cioè non capiscono la maggior parte delle cose che io dico, cioè voler dire, sotto nascosta ci sono cose di filosofia, di mistica, c'è un sacco di roba dentro, quindi il bambino fa un po' fatica a coglierlo. E poi il bambino sta già facendo disegno brutto perché è già spontaneo, e piuttosto lavorare con gli insegnanti, ecco, quello ho iniziato a farlo, è un lavoro molto duro. Devo dire, cioè cercare di far passare soprattutto il non giudizio, la sospensione del giudizio in un posto in cui si valutano i bambini. E nel disegno questo è un problema molto molto grosso, perché si giudica senza nessuna competenza, e al massimo la competenza che si ha è artistica, quindi il disegno viene bistrattato e ce lo perdiamo nel giro di pochi anni, perché già alle medie il disegno è già un... viene fatto già in modo disastroso, diciamo, viene utilizzato in modo disastroso, quindi non porterà niente di buono durante la vita, perché la società in cui siamo in realtà lo considera una cosa inutile, pressoché inutile, se non artistica, però come si sa l'arte è considerata dai più inutile, no? Guarda, non farmi commentare, perché essendo mamma e vedendo il mondo della scuola come procede, cioè arte non può essere soltanto fare la campitura, imparare a colorare bene nei bordi, perché se no io mi chiedo cosa serve quest'ora di arte, però detto questa frecciata sì. Basta. Nel tuo libro, siamo partiti dall'inizio, dalle 10 leggi, ma adesso vado alla fine, c'è un'interessantissima bibliografia brutta, per stare in tema, nella quale tu dici... un po' chi sono anche i tuoi ispiratori. Allora, a parte un po' li hai citati, ma la cosa che mi ha divertito è che tra i tuoi ispiratori ci sono gli artisti senza nome del Paleolitico. Allora, si ritorna un po' a questo che stavi dicendo, nella mia mente gli uomini primitivi un po' si accomunano con i bambini, no? Un po' questo inizio del disegno. È un linguaggio universale, anche questa è una cosa che non bisogna dimenticare.
Sì, lì tra l'altro c'è un fraintendimento di fondo, no? Sul fatto di considerare, perché ci insegna una scuola, di considerare la preistoria, il paleolitico, il neolitico come una sorta di infanzia dell'umanità, quando invece è semplicemente nemmeno uno stadio dell'evoluzione, perché in realtà è lo stadio in cui siamo stati di più come esseri umani. Questo qua potrebbe essere, alcuni antropologi che dicono che potremmo essere in un cul-de-sac evolutivo, che addirittura l'evoluzione del disegno in scrittura potrebbe essere un cul-de-sac, che è un binario morto che ci porterà all'estinzione. E quindi lì tra l'altro vai a capire che vengono chiamati anche erroneamente artisti, perché l'arte era considerata probabilmente in un altro modo, e hanno disegnato tanto e solo certe cose, quella è la cosa che ti colpisce, cioè hanno disegnato tanto, solo certe cose. Per disegno ovviamente si intende l'incisione e tutto, però hanno lasciato tracce, rappresentazioni visive, tantissime, tra l'altro sia di qualità che non di qualità. Tra l'altro non c'è un progresso, perché tu guardi le grotte di Chauvet, che sono di 30.000 anni fa, dove ci sono dei leoni disegnati in modo spettacolare, e poi vai in Val Camonica, che le incisioni della Val Camonica sono successive di 20.000 anni, e vedi delle proporzioni sbagliate, cose. Quindi dici: ma come succede? Cioè, non c'è un'evoluzione. Poi magari dici: magari in Val Camonica in quel momento non c'era nessuno che sapesse disegnare i leoni bene. Però ecco, non, quella è la cosa, è ricchissima, insomma, addentrarsi lì dentro ti fa capire un sacco di cose proprio sul disegno. C'è una pagina che volevo leggere, pagina 46. Prima la faccio vedere, vediamo quello che si può intuire. C'è qui un simbolo abbastanza chiaro. Allora, nella diede del disegno brutto, Alessandro Bonaccorsi a un certo punto suggerisce: prendi un foglio di carta e fai un altro disegno automatico con gli occhi chiusi. Poi aprili, tieni il foglio tra le mani, guardalo e pensa al tempo appena trascorso. Se il tempo del disegno è stato un bel tempo, si starà già formando un ricordo. La malinconia è già alle porte. Bene, non farla arrivare fino a te. Strappa quel foglio e poi quelli degli altri disegni che farai. Appallottolali, riducili in frammenti, disperdili. È stato difficile distruggere ciò che avevi fatto? Ti sembra di aver demolito ciò che avevi costruito? Ti sembra di aver buttato un pezzo di te? In realtà ciò che butti è solo un simulacro. Il piacere di aver fatto quei disegni è ancora intatto dentro di te. Non conta il risultato, ma il processo. Allora, mi ha divertito molto questo suggerimento, questa azione, perché diciamo che questo libro non solo ti fa seguire un percorso per liberarti da alcune convenzioni, per sciogliere le spalle, iniziare a muovere le mani non solo sulla tastiera, ma anche impugnando una penna, ma dà anche delle indicazioni quasi un po' filosofiche, perché in realtà questo non attaccarsi alle cose serve nella vita. E mi ha divertito molto. Ti volevo chiedere se conosci un artista canadese che si chiama Kerry Smith, Certo. perché da libraia ti posso dire che i suoi libri sono amatissimi, Sì. soprattutto nella fascia, quella un po' insondabile, quella delle medie, quella fascia in cui sembra che i ragazzini siano in letargo. E invece gli dai in mano un libro, anzi gli fai scegliere tra 1.000 libri e loro trovano di Kerry Smith, un artista concettuale, consiglio a tutti anche di andare a cercarla in internet. C'è un suo libro che si chiama Distruggi questo diario. E ci sono 1.000 modi per strappare, distruggere, prendere il libro, lasciarlo cadere. E sono azioni liberatorie. Sì, su questo abbiamo Kerry Smith. Non ti nego che è stato uno dei riferimenti, diciamo, quando poi siamo andati a fare il libro, ci siamo dovuti confrontare, perché capivamo che poteva essere uno dei, diciamo, dei libri più simili che avrebbero trovato in libreria le persone. Io purtroppo ho il discorso del disegno, per cui poi viene incasellato nelle cose di disegno. Però sì, lì nascosto c'è, cioè, Kerry Smith, tra l'altro cita proprio Umberto Eco, cioè l'opera collettiva,
e tutto le si rifà proprio a un'idea ben precisa. E io lì dentro nel disegno brutto, nel coso, ci sono nascosta. Infatti la bibliografia in realtà è un po' fuorviante, perché sono dei libri, perché c'è sempre bisogno di bibliografia. In realtà c'è una bibliografia nascosta molto più ampia, e un'altra bibliografia che è quella delle citazioni, quindi uno trova, diciamo, sono, a me piace molto aprire degli squarci, dei piccoli squarci, no, degli spirali, quindi chi conosce già certe cose ci si butta dentro e sa bene dove va. Altri non lo sanno e magari iniziano a fare delle ricerche e entrano e quindi dicono: questa cosa dell'attaccamento, cos'è? Poi perché c'è Rumi, mi sembra che lì c'è una citazione di Rumi, ma chi è Rumi? E così via. E quindi anche tutte le citazioni non sono prese a caso, tanto che poi quando abbiamo tradotto il libro in inglese per il mercato, che c'è poi uscito per un editore londinese, Road Drawing, che siamo trovati un po' in difficoltà con il traduttore, perché alcune cose non c'erano, non ci sono proprio in inglese, non erano mai state tradotte, tipo un pezzo di una poesia di Dino Campana, oppure un pezzo preso dai dialoghi di Giordano Bruno, non c'è, quindi ci sono dovuti tradurre perché non c'erano. E lì sono cose che tra l'altro ho praticato su di me, anche questa cosa dello strappare i disegni, del coso, perché è importante, insomma, non attaccarsi e capire che è il processo che conta. Per me, ad esempio, che disegno, che ogni disegno doveva avere un'utilità e un costo, addirittura un profitto, è stato difficilissimo. Ovviamente avendo vicino mia figlia e tutto, quindi seguendo la crescita di mia figlia, queste cose qui sono state più facile, perché poi i bambini sono maestri, cioè se tu ti metti nella disposizione di imparare da loro e non di insegnare, cioè certe cose le vedi proprio in opera, e quindi insomma ti viene voglia. E capisco, poi per chiudere la risposta, perché gli adolescenti, ad esempio con gli adolescenti io faccio fatica, no? Cerco di non fare corsi perché il disegno è già troppo giudicato. E capisco come si sfoghino, cioè anche io da ragazzino mi sarei divertito con Carrie Smith, probabilmente avrebbe dato una libertà incredibile. Mi è capitato di andare a trovare un amico e ho saputo poi che lui ha frequentato uno dei tuoi corsi. Okay. E l'ho capito in realtà perché ho trovato una parete del suo soggiorno, lui ha tre figlie, una parte del soggiorno piena di post-it appesi. Allora, io gli ho chiesto che se erano state le bambine, erano post-it con dei grafismi, con dei simboli, e lui mi ha detto: no, non sono le bambine ad aver disegnato, sono io, sto seguendo un corso di disegno brutto e mi sto liberando. Allora, cosa servono i post-it? Allora, sì, poi non so cosa succede nelle case di quelli che chiamo i non disegnatori. I post-it sono degli strumenti di disegno che, diciamo, che siamo bloccati dentro l'A4, che è uno standard industriale, tutto meraviglioso, perché per carità, proporzioni, sezione aurea, Fibonacci, quindi è la meraviglia delle meraviglie della geometria, però siamo bloccati dentro questo standard, e ci sono tanti altri fogli, diciamo, formati che non utilizziamo, e siccome la cornice la fa il quadro, quindi disegnare su dei fogli, ad esempio, piccoli o già colorati cambia il disegno. In quel caso c'è un'idea che a me piacciono molto i sassi, cioè io sono un raccoglitore di sassi, e mi piace un sacco disegnare con gli Uniposca sui sassi. E mi rendo conto che una volta che tu ci disegni, ovviamente su un sasso non è che ti metti a disegnare, cioè a me non piace mettermi a disegnare il paesaggio, cosa, mi piace proprio creare delle sorte di talismani, no, di amuleti. Mi rendo conto che diventano potentissimi, molto più potenti che farli su un foglio. Per cui mi sono detto: qual è, cioè, invece di dire alle persone raccogliete i sassi, poi vengo io e mia moglie, che ogni tanto, cioè quando durante i traslochi, ma questa scatola pesante cos'è? Non si può perdere, cioè, e butta via, e tua moglie esatto, quindi, esatto, io invece sono, quindi non voglio creare problemi nelle famiglie italiane. E allora ho detto: beh, i post-it sono un buon modo, perché sono quadrati,
e tu riesci a farci solo un disegno, cioè se ti concentri fai anche solo un cielo disegnato su un post-it e poi messo lì come ha fatto lui sul muro, sì. Prendere tutto un significato, una potenza incredibile, va sperimentato e uno lo capisce. E quindi insomma sono contento di aver avuto questa parete di post-it. Vabbè, è stato divertentissimo perché comunque è così che funziona, cioè uno parte da un corso e poi pian pianino inizia a modificare anche un po' il suo modo di comportarsi. Adesso non so se è vero, ma mi ha fatto molto ridere, adesso volevo passare un attimo a questo, a lavorare meglio disegnando male, che è, diciamo così, la parte, non so se un approfondimento, una deviazione del disegno brutto che entra nella nostra vita lavorativa. Una declinazione. Ok. E a pagina 7, Alessandro, nell'introduzione questa volta che scrive lui stesso, non affida a nessun altro, dice: ogni volta che entro in un ufficio do subito una veloce occhiata al portapenne, guardo cosa contiene oltre alle forbici e al tagliacarte, voglio vedere se insieme alle penne economiche, alle penne aziendali, alle penne gadget ci sono dei pennarelli o addirittura delle matite colorate. Non succede mai, quindi allora abbiamo la sicurezza che tu quando entri in un ufficio, cioè non guardi l'arredamento, il design, i quadri, le gambe delle donne, tu guardi portapenne. Adesso spiegami cos'è questa indagine psicologica che tu compi. Allora, intanto ultimamente capita sempre meno, ma non solo per il lockdown, non so, perché proprio il rapporto con i clienti è cambiato tantissimo negli ultimi 20 anni, per cui vai sempre meno anche negli uffici. È una cosa che facevo anche quando ero bambino, perché mio padre lavorava in un reparto contabilità. E quindi quando andavo loro avevano un sacco di penne, era divertente perché avevano le stilografiche, le cose, quindi era molto divertente, però no, cosa che quindi usavo anche a casa, magari lui le portava e quindi viene da lì, insomma, da quando ero bambino. Perché vedo che le persone ad esempio hanno al massimo gli evidenziatori ma per lo più non li usano, vedo, è interessante perché c'è pochissima gente, quando vedi uno strumento da disegno dentro un portapenne dici: cavolo, questo è fortissimo. E magari gliel'hanno regalato e lui non sa come usarlo, tipo, che ne so, i matitoni, queste cose qua. E quella declinazione nasce perché ho detto: vabbè, corso di disegno brutto, vedo un sacco di persone, ma alla fine mi sembra che sia sempre la stessa tipologia di persone. Ho detto: ma dove sono gli altri? Ah, sicuramente sono al lavoro. E avendo io sempre fatto poi dei lavori non artistici, cioè proprio il discorso artista, artistico, non mi interessa assolutamente. Poi casomai sono gli altri che ti dicono, ti nominano in quel modo. È sempre interessato proprio appunto andare dove si lavora. C'è un po' questa impostazione. Ho lavorato anch'io in, diciamo, un'azienda, una specie di fabbrica, per cui all'inizio del mio percorso professionale, e per cui so cosa significa insomma lavorare in certi ambienti e tutto, per cui devo andare da loro, perché questi non verranno mai, quindi devo trovare il modo di andare negli uffici, proprio nelle scrivanie. Quindi ho iniziato a pensare come il disegno potesse essere utile al lavoro. È diciamo una sfida abbastanza dura, perché non puoi più dire che il risultato è il processo, perché non va bene. Cioè, in realtà, dal punto di vista appunto individuale, il cambiamento individuale funziona, però devi per forza porti degli obiettivi. Quindi su quello c'è un po' uno scoglio tra il mio approccio. Però diciamo che adesso io, soprattutto nell'ultimo anno così, sto proprio iniziando a fare delle consulenze attraverso il disegno. Quindi sono riuscito a creare una sorta di sistema, di modo per ragionare di cose complesse o di, diciamo, di andare in profondità su alcuni temi molto particolari, insomma specifici, con il disegno vedo che funziona. Quindi, noi abbiamo una amica della libreria che è lei fa Philosophy for Children. Uh-huh. E adesso quindi nelle scuole con i bambini, ma in realtà adesso è passata a fare Philosophy for Community, cioè
viene chiamata dalle aziende a creare dei momenti di filosofia tra colleghi. Sembrano cose strane, quindi disegnare, pensare, la filosofia, ma in realtà mettono in moto tutta una serie di processi che sono fantastici. Il libro è diviso in quattro parti. Allora, la prima, diciamo, disegnare giocando. La seconda, creare un proprio linguaggio visivo, ma quelle che mi interessano sono la terza parte e la quarta parte. Allora, innanzitutto ti chiedo come si fa a disegnare una metafora. Come si fa? Hai degli esempi o vuoi... usiamo le metafore, cioè nel marketing, nel linguaggio aziendale c'è pieno di metafore, alcune azzeccate, alcune no. E quindi la mia idea è dire, ok, parlare con il linguaggio non è facile, però insomma riuscite a creare delle metafore alla fine che non le prototipate, cioè non le fate diventare qualcosa di tangibile. Questa metafora non si sa se funziona o no, disegnatela. E allora mi capita di andare in delle situazioni in cui un'organizzazione o un'azienda dice, siamo come un organismo, no? E tu dici, sì. Quindi siete un organismo, ma che tipo di organismo? Siete pluricellulare, una ameba, monocellulare, un batterio, cioè che cosa siete? Perché dice, vai a fondo nella metafora, no? Guarda cosa, dove ti porta, perché in quel modo se tu riesci ad agganciare una metafora diventa una cosa potentissima, perché ci stai dentro e quindi diciamo parte un pochino da lì. Ovviamente per riuscire a rappresentare una metafora bisogna ragionare molto e tra l'altro ragionare disegnando, quindi non è facile. Infatti alcune di queste pratiche io le propongo, però poi spesso le vado a fare io perché adesso ti faccio vedere giusto degli esempi. Questi sono lavori fatti con appunto con situazioni aziendali, così questo è un lavoro sulla precisione, quindi arrivare a un concetto di precisione condiviso e partecipato da parte delle persone, oppure i ragionamenti che spesso fanno sull'elasticità, la fluidità, e tu gli dici, no aspetta, avete detto elastico o fluido? No, perché sono due cose diverse, perché siete elastici, poi tornate, no? Un po' come il discorso della resilienza, si torna alla situazione, siete fluidi, la forma cambia sempre, oppure ecco, vedi, l'organizzazione è un organismo, sì, ma che tipo di organismo immaginatevi? E la metafora su questo è potente, però spesso è una parola, e le parole hanno il problema che sono dei contenitori vuoti tante volte. Il disegno non può essere un contenitore vuoto, cioè quando tu la parola la trasformi in immagine, ti inizia a dire un sacco, perché prende vita. Io su questa cosa sono una sorta di animismo del disegno, cioè che per capire le cose le faccio prendere vita, quindi le faccio diventare delle entità, delle bestie, degli animali, in modo che in quel modo prendano vita e tu capisci come sono fatte. Quindi è un po' così, quel disegno dai vita a delle metafore. Tra l'altro, cosa è successo? Che nel libro di Lavorare meglio disegnando male sono alcuni esercizi, cioè tutta quella parte che dicevi di disegnare con i colleghi, che è uscito, abbiamo fatto una sola presentazione il 21 febbraio del 2020 e poi è arrivato il lockdown. Tanto ci eravamo stupiti perché eravamo a Milano e non c'era tantissima gente alla presentazione, mentre ci aspettavamo molte più persone perché era iniziato il Covid e quindi le persone iniziavano a muoversi mal volentieri. E quindi quest'anno, non per le librerie a questo punto, però un mesetto fa abbiamo fatto uscire 15 idee di disegno brutto per uno smart working efficace e stimolante, che è un ebook, perché ho pensato che molte di queste idee non potevano essere fatte in ufficio, le persone non sono più in ufficio, e quindi ho cercato di declinare e di far fare esercizi nell'intimità del proprio nuovo spazio di lavoro, che spesso è questo, è l'home working, lo smart working, insomma, secondo me come viene praticato. Secondo me ci sono degli spazi di immaginazione notevoli, così come nel disegnare insieme sono degli spazi proprio di coprogettazione, di cooperazione, di condivisione, divertimento incredibili. Al tempo stesso disegnare da soli, insomma,
può aprire molto la mente. Allora, per concludere vorrei tornare un attimo alla via del disegno brutto, dove appunto tu, come adesso hai detto, per il lavoro, cercare di ritornare agli spazi di lavoro, quelli principali, c'è una parte che si chiama l'esercizio quotidiano del disegnare e tu dai alcuni stimoli, alcuni spunti e ce n'è uno che in particolare mi piace molto e mi piacerebbe lasciare chi ci ha seguito fino a questo punto, siamo stati molto lunghi ma i temi da affrontare erano tanti e ci siamo divertiti a chiacchierare, è uno stimolo, uno spunto che voglio lasciare a chi ci sta seguendo, se posso mettermi insieme a te nel dare questo Sì, stimolo. certo. Allora, disseminare disegni. Questo è quello che mi piace di più. Disseminare gli ambienti di disegnini. La tua casa, la casa di un amico, la scuola, la biblioteca. Insomma, qualsiasi posto ti venga in mente. Un parco, una panchina. Nascondi bigliettini. E immaginati la faccia di chi ritroverà. Magari farai il disegno giusto che cambierà in meglio la vita di una persona. Allora mi ricorda un po' la guerriglia gardening, cioè quella Esatto. pratica che io ho trovato geniale di prendere, c'è uno spazio pubblico, non è tuo, ma è di tutti, quindi è anche tuo. Brutto, abbandonato, pianta dei fiori, migliora, metti un cartello, abbellisci con una panchina, crea qualcosa che cambia la situazione, cambia la prospettiva di chi sta passando, di chi usufruirà quello spazio. Vai in libreria e cambi e metti tu. Di nascosto, sposti, vai in una libreria di quelle grandi e metti in prima fila dei libri che sono. Sì, questa è un'altra pratica che si fa. Puoi anche lasciare un bigliettino, un bel post-it con un bel disegno brutto sopra qualche libro, piuttosto che in giro per anche quando, come si chiamava, quando si liberavano i libri che si lasciavano magari sulle panchine. Sì. Anche questo, Ci cioè, sono esatto. persone che l'hanno fatto con le poesie. Cioè, è una cosa. Cioè, un piccolo intervento, Sì. l'augurio che voglio lasciare a tutti per seguire questa via del disegno brutto. Con Alessandro Buonaccorsi è quella di trovare il coraggio di fare un piccolo disegno. Non è importante se è bello o brutto, non è importante se qualcuno lo capirà, ma che cosa potrà capire lo saprà solo lui, e di disseminarlo in giro. Lasciarlo in Sì. giro, questo è il nostro consiglio per questa sera, per cambiare un po' la nostra vita e la vita degli altri. Quindi, guarda, so Alessandro, ho detto giusto? Sì, Ok, assolutamente, anzi grazie. ci Basta stai. non firmarlo, ecco. La cosa importante è non firmare il disegno. Esatto. Non è facile per abbandonare un figlio. Allora, diciamo che Alessandro, io ti ringrazio Grazie tantissimo per questa nostra chiacchierata. Mi sono divertita, mi è piaciuta, spero che sia andato così anche per chi ci ha seguito. E già che ci sono, ricordo a tutti gli amici di Ter Festival che ci stanno seguendo che domani sera parleremo di Quest'ora sommersa. Avremo ospite Emiliano Poddi, è un docente della scuola Holden di Torino, e uno scrittore molto bravo, con lui ci sarà un docente della Bicocca, Stefano Malatesta. E insieme parleremo di una figura molto molto particolare. Siamo lontani anni luce dal tuo libro. Parleremo di Leni Riefenstahl, che è stata conosciuta come la regista di Hitler. E in questo romanzo, dall'arte, dallo scarabocchio, dalla nostra dimensione intima, finiremo direttamente alle Maldive e ci tufferemo nel passato. Per cui l'invito è di seguirci anche domani. Ringrazio tutti, ringrazio il Consorzio Brianteo Villa Greppi. Vi aspetto domani sera alle ore 21. Grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.